Allora, Teodoro Baù, noi siamo qui per parlare di un tuo CV, un CV che in realtà è il risultato di un concorso che tu hai vinto e che ti ha dato la possibilità di fare questo CV. Dunque, tu sei un violagambista e vieni da dove? Io sono originario di Bassano del Grappa. Ecco. E da Bassano del Grappa c'è una tradizione di viola da gamba? Come Non funziona? esattamente, ho iniziato a suonare la viola da gamba per un motivo che è abbastanza casuale, ovvero non vengo da una famiglia di musicisti, ma ho avuto la fortuna di incontrare nel mio cammino un professore molto appassionato di musica antica che mi ha un po' aperto le strade e fatto conoscere quello che poi è per me diventata la mia più grande passione. Infatti, grazie a lui sono entrato in contatto con la viola da gamba, sono riuscito a prendere i rudimenti dello strumento per poi poter entrare in conservatorio molto presto. Vogliamo dire il nome di questa Sì, persona? professor Vadim, che è un professore alle scuole medie normali, nemmeno di indirizzo musicale. Ecco, dunque il tuo percorso quindi è stato questo inizio, poi il conservatorio di Sì, a Castelfranco Veneto. Castelfranco Veneto a Verona. E dopo? E dopo, quando ho finito il conservatorio, ho finito il liceo, non ci sono stati molti dubbi perché sono cresciuto un po' con la leggenda di Basilea. Mi è sempre stato detto Basilea, Basilea è un mondo magico per i musicisti. E niente, ho fatto l'esame di ingresso alla scuola, sono stato preso e da allora vivo a Basilea. Quindi ti sei trasferito su, stai lavorando, hai finito Mi gli sono studi. trasferito, ho finito gli studi nel 2017, ma poi ho deciso di rimanere nella città perché comunque è un posto molto ospitale, è un ambiente ideale per i musicisti, non tanto perché ci siano molte possibilità di suonare proprio nella città, anzi, devo essere sincero, a me capita quasi mai di suonare a Basilea. Quanto l'ambiente in generale che trovo in quella città è abbastanza unico e ripetibile perché è piena di musicisti, è piena di stimoli, è piena di persone da tutto il mondo, ciascuno di loro porta qualche elemento di ricchezza a una città che è già piena di ogni tipo di diversità e questo è quello che mi piace enormemente di questo posto. Dunque, Basilea hai finito gli studi Sì. e dopo? Dopo ho frequentato per 2 anni Mozart a Salisburgo, facendo un po' il pendolare fra Basilea e Salisburgo, e dopodiché ho frequentato questi 2 anni a Salisburgo e ho cercato di sopravvivere facendo il mio Musicista, mestiere. giusto. E come sempre c'è una fase molto strana dopo la fine degli studi in cui una persona nel nostro lavoro non è che così si inizia a lavorare, tutto viene molto gradualmente e quindi c'è una fase di assestamento che può essere abbastanza lunga, a seconda dei casi, non c'è una ricetta che valga in ogni contesto. E niente, ho avuto questa fase di in cui cercavo di capire da che parte sarebbe andata la mia strada e poi è arrivata la pandemia. È arrivata la pandemia, quindi ti sei ritrovato un po' Sì, rinchiuso. diciamo, c'è stata questa fase, poi è arrivata la pandemia e quindi c'è stato un momento un po' di incertezza, Assestamento, caos, assestamento, non ero certo su cosa sarebbe successo, insomma, nel futuro. E per di più ero in questa fase in cui iniziavo a lavorare, non ero più studente ma da poco, quindi sì, non era un momento veramente molto semplice. ecco, ed è arrivato questo concorso. Esattamente. Allora, innanzitutto per qualche motivo da quando hanno iniziato a riprendere i concerti,
dopo la chiusura dovuta alla pandemia, sono sempre stato molto più impegnato che prima. E poi l'anno scorso in estate ho partecipato appunto al concorso di Bruges, concorso di musica antica, fra i più famosi e in assoluto il più importante per quanto riguarda il mondo della musica antica. Si svolgeva per la prima volta in un formato a metà tramite video e a metà persona. Prima ho inviato il video, sono stato scelto fra c'erano un centinaio di persone che avevano partecipato. Sono stato scelto tra i 14 che potevano andare a esibirsi a Bruges, poi sono arrivato alla finale, mi sono qualificato primo. E quindi da lì è iniziato, insomma, si è aperto un nuovo capitolo per la mia attività. Un capitolo che ti porterà anche ad insegnare. E diciamo in modo, sì, non voglio dire troppo, ma da partire dall'anno prossimo avrò qualche opportunità molto interessante. Allora, parliamo di questo CD. Tu hai scelto di fare musiche di Corelli. Noi sappiamo che Corelli è il musicista del violino, il compositore del Sì, violino, però tu lo proponi con la viola da gamba. esatto. Perché? Allora, la musica di Corelli è nel periodo barocco in assoluto la musica che ha circolato di più. E le sue opere a stampa sono fra i primi esempi di caso editoriale, e in particolare l'opera quinta ebbe un successo tale che praticamente colonizzò l'Europa nel giro di pochi anni. Se ne trovano edizioni in qualunque paese, in qualunque parte d'Europa, sia stampa sia manoscritte, e fra queste ci sono tantissime trascrizioni per strumenti che non sono il violino. E sono famose quelle per flauto dolce, ci sono trascrizioni per flauto traverso, per violoncello, per il cembalo, e non dimentichiamoci anche che venivano usate non solo come sonate per strumento melodico, ma anche come esempio di basso continuo ideale, e quindi ci si basava su quei pezzi per insegnare il basso continuo e per mostrare una forma cristallizzata e perfetta di basso continuo. Fra gli strumenti per cui è stata trascritta c'è la viola da gamba, e ci sono diverse fonti che riportano delle trascrizioni originali per questo strumento, una in particolare conservata a Parigi, anche se probabilmente non è di autore parigino o francese, e è interessante perché riporta tutte e 12 le sonate dell'opera quinta di Corelli. Dunque, tu ovviamente suoni la viola da gamba in questo CD, però con te c'è un tuo compagno di percorso con Sì. cui avete fatto questo CD e che ti supporta molto bene. Direi sì, conosco Andrea da tantissimo tempo, suoniamo insieme da molti, molti, molti anni, e diciamo un po' una casualità il fatto che io abbia vinto lo stesso concorso che anche lui ha vinto nell'edizione del 2018, perché è un concorso che alterna edizioni per strumenti melodici, edizioni per clavicembalo, edizioni per pianoforte. E suoniamo insieme da tantissimi anni, formiamo un duo altrettanti anni, e diciamo questo è la prima apparizione discografica che ci vede insieme. Ed è anche il tuo CD d'esordio? Sì, è il mio CD d'esordio, sì. Grazie.